Ripartiamo da dove abbiamo completato il primo video. Qui ci trovavamo all'altezza del punto del ritrovamento esatto di Liliana Resinovic. Vediamo quanto dista questo dalla fine del parco, quindi dal punto in cui sbuchiamo su via Alfonso Valerio, e quella, come abbiamo visto, pochi metri, poche centinaia di metri, ci porta a Strada Nuova per Opicina. La distanza per raggiungere questo punto è di esattamente 200 metri. Con l'auto lo fate in pochissimi secondi. Questo è un passaggio importante per tutto quello che seguirà in questo video. Adesso vediamo invece per quanto tempo dobbiamo risalire via Alfonso Valerio prima che essa diventi Strada Nuova per Opicina. Ecco laggiù i cartelli, siamo già arrivati. Quindi da Porta Gaffori, che è quella che esce dal parco, fino al bivio per Strada Nuova per Opicina, solo 1,1 km. La strada che adesso scende davanti a me si chiama strada per Basovizza, lo leggete anche qui. Qualcuno già avrà in mente qualcosa. Gli altri capiranno tra pochissimo. Ci troviamo ancora una volta nella strada che costeggia le pendici sopra Trieste. Questo video inizia come il video che parlava del tragitto di Liliana. Ci sono ovviamente delle motivazioni per fare questo. Stiamo ripercorrendo, quindi scendendo verso San Giovanni, la strada per Basovizza alias strada statale 14. Dopodiché scenderemo imboccando la via Damiano Chiesa, l'abbiamo già fatto nel precedente video, per cui già conoscete il tragitto. Percorreremo circa 700 metri, dopodiché ci troveremo presso la casa di Sebastiano e di Liliana. E inizierà così la giornata di Sebastiano. Parola d'ordine di questo video sarà capire se mente o meno quando lui dice la seguente frase. Io ho un alibi perfetto. Lui ha un alibi perfetto perché teoricamente, da quanto viene affermato, esce di casa prima di Liliana e prende una direzione che lo porta altrove. Ovviamente se una persona si trova altrove non può aver ucciso la moglie, a meno che chiaramente non abbia poi assoldato un sicario, ma quella è un'altra storia.
In questa storia invece ci occuperemo di capire se la mattinata di Sebastiano davvero lo porta lontano da Liliana, oppure se c'è qualche opportunità qua e là nascosta tra le righe affinché lui la possa incrociare in qualche momento della mattinata. Quel foglio, lui ogni 20 minuti diceva di essere andato in una di quelle pescherie. Ovviamente quelle persone sono state sentite, c'è qualcuno che ricorda, qualcuno che conferma, qualcun altro che è un po' più incerto. Ma in linea generale la procura aveva detto che quel racconto reggeva. Oh, è chiaro che però quello va innestato con il resto della giornata, perché lo ricorderete, Sebastiano ha detto di essere uscito alle 7.40, quindi prima di Liliana. E allora nell'ipotesi lui potrebbe anche essere rientrato prima da quel giro, anche se poi c'è il giro in bici, ma il giro in bici è delle 12.15. Insomma, tutti questi orari vanno innestati con quelli che sono i percorsi fatti da Lilli. Ecco perché qui la Procura della Repubblica di Trieste si sta concentrando anche su altri elementi scientifici, per esempio il DNA trovato sui sacchi, quello sui due sacchetti, ma anche sugli spostamenti di Liliana e quanto detto a Claudio che avete sentito. Cioè, lo ribadiamo, lei esce, abbiamo appurato, proprio parlando con Claudio, un elemento importantissimo, che è quello dell'orario della telefonata. Io, perdonate, non ho sentito se in realtà è già andato in onda, ma comunque ve lo anticipo, il discorso delle 8.22. Cioè, di Sebastiano sappiamo, Eleonora, hai ragione, questi spostamenti, ma Liliana, 8.22, noi abbiamo detto, va, forse è possibile che quella telefonata intercorsa con Claudio l'abbia fatta per strada, camminando, come sto facendo io. Ebbene, Sebastiano ci dice assolutamente no. Lei era a casa in quel momento, ma non solo era a casa, ma si stava preparando, mi ha detto si deve preparare. Questo significa che, dice, lei solitamente quando era così ci metteva 20 minuti, mezz'ora. Allora, l'orario dell'avvistamento delle 8.30 della verduraia, dobbiamo spostarlo un pochino in avanti, lo dice lui, perché da casa via Verrocchio di Lilli e di Sebastiano per arrivare giù dalla fruttivendola ci vogliono quei 7-8 minuti. A questi dobbiamo sommare quei 20-30 che servono a Liliana, attaccato il telefono con Claudio, per prepararsi, e quindi arriviamo un pochino a ridosso delle 9. Invece per quello che riguarda Sebastiano, sappiamo che la partenza da casa sua è tra le 7.40, così dice in alcune versioni, e le 8, così dice in altre versioni. Quindi teniamo buoni entrambi gli orari nella nostra ricostruzione. Attenzione quindi a questo bivio, perché adesso lui ha due possibilità. Deve andare a Opicina, perché sappiamo che la prima pescheria è quella. Guardiamo cosa accadrebbe se lui girasse verso sinistra e quindi prendendo la salita. Accadrebbe che si andrebbe a trovare a 2.3 km da quella porticina che poi conduce al punto di ritrovamento di Liliana. 2.3 km in auto. Tra l'altro molto rapida da percorrere, perché avete visto diverse volte la salita di Damiano Chiesa. E poi la strada per Basovizza è una strada a scorrimento veloce, incrociate la rotonda dove diventa la strada Valerio, l'abbiamo già detto prima, e scende al parchetto. Quindi 2.3 km da percorrere in auto in 3 minuti per arrivare dove Liliana viene lasciata. Attenzione, in bicicletta ci potrà mettere 10 minuti, ma è comunque molto vicino e soprattutto è un tragitto totalmente fuori paese, fuori dagli sguardi indiscreti, fuori dalle telecamere. Questa è la prima chance che ha Sebastiano quel giorno per andare al lavoro. È una chance che lo colloca praticamente molto vicino al punto di ritrovamento di Liliana. Solo 1,1 km, ripeto, perché lui arriverebbe alla rotonda che poi porta la strada per Basovizza a diventare strada nuova per Opicina, scendendo per via Alfonso Valerio, 1 km sarebbe quindi al parchetto. Naturalmente uno la mattina che deve andare a lavorare, che ha fretta, che non vuole rotture di scatole, non vuole il traffico, sarebbe logico, trovandosi geograficamente nella posizione in cui lui abita, prendesse per sopra evitando il traffico, ma si dice che invece prenderà la strada che scende e che va quindi verso Piazzale Gioberti. Quindi Sebastiano adesso lo dobbiamo immaginare scendere da via Verrocchio e andarsi a trovare dalle parti di Piazzale Gioberti. Allora dobbiamo intanto capire che le telecamere della scuola di polizia, come si è appurato, non riprendono questa strada. Per ragioni di privacy riprendono solo il cancello. Allora non abbiamo indicazioni temporali precise da parte di Sebastiano, se non quelle che lui stesso
riferisce, per cui l'orario 7.48 è dato da lui. Le pescherie in parte confermeranno il suo passaggio, ma nessuna sarà in grado di confermare gli orari del passaggio. Quindi tutto diventa molto importante. Nell'ottica della suggestiva ipotesi fatta nel precedente video, quello in cui lui prende il bus 6 da Barcola, potevamo immaginare che, tornato a casa, prendesse una bici per arrivare dalla strada, quindi di sopra, quella che vi ho indicato precedentemente, al parchetto. Ovviamente qui si sta parlando della possibilità in cui sia lui ad aver fatto qualcosa a Liliana, ma si tratta di possibilità e quindi stiamo ricostruendo tale ipotesi. Adesso stiamo per giungere in piazzale Gioberti, dove Sebastiano deve chiaramente giungere se vuole andare a Opicina, e qui avrà la possibilità di fare un tragitto indicato anche dal navigatore, che vedremo tra pochi secondi. Ricapitoliamo quindi un attimo la situazione. Se Sebastiano quella mattina salisse da via Damiano Chiesa, si troverebbe matematicamente a 1,1 km dal punto di ritrovamento di Liliana. Quindi sfiorerebbe il punto incriminato. Vediamo invece dal tragitto principale cosa accade. E qui adesso appunto iniziamo il viaggio di Sebastiano della mattina del 14. Fino a questo momento sono passati 2 minuti e 55 per raggiungere Piazzale Gioberti. Ricordiamo, Sebastiano è partito da via Verrocchio, che si trova molto vicino a Piazzale Gioberti. 2 minuti e 55 in auto è giunto qui. Trovandomi in piazza Gioberti, avrei dovuto prendere via Raffaello Sanzio, perché giustamente è la strada più grande per quanto siano parallele. E invece c'è una ragione se sto prendendo proprio via San Cirino, ed è la ragione per la quale vi ho anche detto che Sebastiano poteva incontrare Lilli quella mattina anche casualmente. La vedrete subito. Come vedete, il navigatore mi indica una percorrenza di 11 km, quindi sia che io faccia San Cirino o Raffaello Sanzio, sono a una distanza di 11 km da Opicina. Ma il motivo per cui sto facendo la stradina piccola è molto semplice. Guardate. Conoscevo un po' Trieste perché c'ero già stato un paio di volte, ma non conoscevo questa zona bene. Eppure ho intuito che forse potesse essere conveniente tagliare da questo parchetto per arrivare più in fretta ad Opicina. Il tragitto che mi indicava il navigatore era di 11 km. Allora, vediamo se tagliando dal parchetto effettivamente si taglia o meno. Chiaramente, se questa ipotesi l'ho fatta io, che non sono della zona, chi abita nel quartiere San Giovanni, cioè molto vicino, ha la certezza se convenga o meno fare questa strada. Ebbene, come vedete dal navigatore, si risparmiano oltre 3 km. Quindi chi viene da San Giovanni e vuole andare a Opicina taglierà dal parchetto. Questo che cosa vuol dire? Che si troverà a passare nel tragitto per Opicina dal punto preciso in cui viene ritrovata Liliana, ovvero 20 metri, perché la strada che passa dal parchetto dista 20 metri dal punto di ritrovamento. E come ho detto nel primo video, la posizione in cui Liliana viene ritrovata sembra una posizione compatibile con chi sta transitando su quella stradina, provenendo quindi dalla zona bassa e volendo arrivare alla porta, esattamente quindi il percorso che faccio io, perché chi entra nel parco e lo fa dal lato degli autobus non ha senso percorrere 150 metri di vegetazione fitta per poi suicidarsi quando si è a vista di ipotetici passanti. È molto più logico che un mezzo, ripeto, passi
scarichi il corpo già esanime, prosegue a 200 metri e, arrivato all'archetto della fine della porta che porta all'immissione di via Alfonso Valerio, si dilegui nel nulla, andando o piscina o tornando verso Trieste da un'altra parte. Adesso, nel momento in cui passeremo dal punto preciso del ritrovamento, vi dirò quanto tempo ci ho impiegato, in tutto partendo da via Verrocchio ad arrivare al punto del ritrovamento di Liliana. E il punto è proprio questo: camminando a una velocità abbastanza lenta ci ho messo solo 5 minuti. Quindi con la strada di sopra, probabilmente 3 minuti e mezzo separano l'abitazione di Liliana e Sebastiano dal punto del ritrovamento, con la strada che passa da Gioberti 5 minuti. Per cui adesso proseguiamo per vedere quanto ci vuole per arrivare ad Opicina. Attenzione, abbiamo però già dimostrato che se lui salisse Damiano Chiesa passa solo 1 chilometro da questo punto, mentre se facesse questa strada passerà solo 20 metri dal punto del ritrovamento. Questa è una certezza. Io ho un alibi perfetto. A questo punto l'alibi perfetto regge solo se i minuti vengono confermati, cioè se effettivamente lui queste percorrenze le fa molto prima che Liliana esca di casa. In caso differente già sapremo che Sebastiano può essere collocato nei punti dove Liliana viene ritrovata e anche quindi dove lei viene prelevata in precedenza. Attaccato il telefono con Claudio per prepararsi e quindi arriviamo un pochino a ridosso delle 9. Tutto torna perché adesso vi ci portiamo. Perché ipoteticamente per arrivare alla Wind, scusate, diciamo comunque al gestore telefonico, che apre alle 9, se lei fosse uscita intorno alle 8.50, cioè fosse transitata davanti alla verduraia intorno alle 8.50, è possibile che sia arrivata lì come aveva preventivato per l'apertura. Perché l'autobus che parte dopo il tragitto a piedi da casa di via Verrocchio, che parte dalla stazione degli autobus sotto casa di Lilli fino adesso dove vi portiamo, che è via Battisti, richiede circa 15 minuti. Tutto torna nelle intenzioni di Lilli. Quello che non torna è che, abbiamo parlato adesso anche con loro, lì alla Wind non la vede nessuno. Scusami Edoardo, allora, rispetto a quello che ha raccontato Sebastiano, che cos'è che non tornerebbe? Beh, allora, Sebastiano ci dà un elemento importantissimo, perché nei giorni scorsi, ne parlavamo anche con il direttore, anche con Roberto, quello che non sapevamo con certezza era dove, in quale momento, quella telefonata delle 8.22, che segna il primo momento della scomparsa, da cui noi perdiamo le tracce di Lilli, era stata fatta a casa, per strada, e questo è importante, perché ci allunga i tempi e paradossalmente ci consente anche di posizionare la stessa Lilli a casa per più tempo rispetto alle 8.30, e quindi qualcuno poteva essere rientrato a casa, per esempio, e almeno per una mezz'ora aveva la disponibilità della stessa Lilli. Ho capito, ma se è stata vista e poi c'è dalla, un altro elemento importante che la signora del negozio di frutti vendo, a che ora? Le 8.30? A che ora? Sì, però da quello che ci dice poi lo stesso Claudio, lei dice 8.30, ma da quello che ci dice Claudio, lei alle 8.22 è ancora in pigiama, è a casa, perché lui dice: noi non ci siamo mai telefonati con Sebastiano in casa.
Dunque, lei per chiamare lo stesso Claudio doveva aspettare che il marito uscisse. Lei dice non ha mai fatto una telefonata con la presenza del marito in casa. Dunque, lei era in casa, era da sola, quindi Sebastiano era uscito effettivamente. Quindi ci conferma questo elemento nell'alibi di Sebastiano, che sarebbe appunto uscito a quell'ora, le 8:22. Ma era ancora in casa, si doveva preparare. Dunque erano le 8:22. Lei non è uscita probabilmente di casa, secondo quello che dice Claudio, prima delle 8:45, 8:50. Allora, forse quello che ha visto la Fruttivendolo non era reale? O la sta collocando in un orario sbagliato? Sentiamola un attimo questa donna, sentiamola. Esatto. Sentiamo un attimo questa. Sì, ho vista, è passata davanti al negozio, è andata verso stazione dell'autobus. Sì, un attimo ho dubbio, ma dopo ho visto quel meglio il ciuffetto bianco, allora si è confermato, sì. Che ora era, te lo ricordi? Più o meno 8:30, circa 8:30. Del mattino? Del mattino, sì, presto. Come era vestita? Tutta in scuro, giacca scura, pantaloni scuri. Aveva la mascherina, questo mi ricordo. Di che colore? Chiaro, colore chiaro era la mascherina. Sguardo verso giù, verso basso, è tipo pensieroso, molto pensieroso, sì. Il passo? Passo lento, pian pianino, lento. Da sola, era da sola, soletta. E non ti sembrava fosse seguita da qualcuno? No. Il particolare della borsa IVA è importante perché... Non ho visto nessuna borsa perché io ho detto anche ai carabinieri e a tutti, non, borsa non ho notato. Tu dov'eri quando... Sinistra, ecco, perché se aveva sulla lato sinistra non saprei. Tu dov'eri quando l'hai vista? Ero sul banco. Quindi diciamo avevi una visione frontale? Sì, frontale, giusto. In quel momento avevi clienti? No. Quindi... In quel momento ero da sola in negozio, ho alzato, perché ho finito tutto a mettere a posto. Il negozio, ho detto, che brava che sono, per questo mi è un ricordo di questo giorno, perché io molto presto che ho fatto tutto quel che dovevo fare, ecco. E lei è passata proprio qui davanti ed era sola? Sì, era da sola. Quindi sì. L'hai vista distintamente? Sì. Intorno alle 8:30? Sì. O quelle 8:30 possono essere state le 9, perché intorno alle 8:30 può essere tutto, può essere nulla. Magari una mezz'ora dopo. Indagato di cosa? La polizia sa. Secondo me non sa chi, o non lo so se è una cosa da sola, o, però io non ho nessuna responsabilità o... È difficile dare una risposta a questo che mi stai chiedendo, cioè sarà indagato. Io non credo assolutamente di essere indagato. Per cosa? Doppie versioni che lei ha fornito, contraddizioni in cui lei è caduto. Facciamo chiarezza sui movimenti di quella mattina. Mia moglie si è alzata verso le 6, ha messo sulla lavatrice, e dopodiché è tornata a letto e poi alle 7:30 si è alzata di nuovo a preparare la colazione. Io mi alzo veloce, faccio le mie cose e vado. Dopodiché io parto, esco di casa e lei mi saluta dalla finestra col sorriso come sempre. Dopodiché io vado a fare queste consegne. Le consegne dei coltelli alle pescherie? Ritiro, io consegno e ritiro. Vado giù nel mio laboratorio. Ma che ora, Sebastiano? Io lì arrivo verso le 9:30, ci vogliono un po' più di 2 ore per sistemare questi coltelli, e decido di prendere la bicicletta e con la GoPro di fare quel giro che pensavo di fare. Di conseguenza poteva essere mezzogiorno e un quarto. Praticamente comincio a fare le riprese alla mezza e finiscono alla 1:30. Dopodiché vengo a casa, mi preparo di mangiare una cosa veloce e dopo con la bicicletta vado giù
nel mio laboratorio. Quindi ritorna nel laboratorio. Dopo di lì metto dentro la bicicletta, prendo la macchina, vengo a casa. A che ora arriva qui? Arrivo qua verso le 3:30, 4 l'intorno. Gli orari, guarda, non saprei dirti esattamente. Io ho un alibi perfetto. Un alibi perfetto. Ci aveva detto così Sebastiano. Alle 7:40 Sebastiano esce di casa. Poi sono andato alla pescheria a Opicina verso le 8:00, 8:05. Quindi secondo Sebastiano ci vogliono 20-25 minuti per arrivare a Opicina e noi siamo intanto arrivati. Vediamo quanto tempo abbiamo impiegato. Misurando il video che è integrale sono 18 minuti, ma dovete considerare che ho camminato pianissimo, che ci sono dei fermo immagine e che ho fatto la strada di Gioberti, che è anche più lunga rispetto a quella che si imboccherebbe salendo da Damiano Chiesa. Quindi una persona normale ci mette non più di 15 minuti, per cui noi siamo a Opicina tra le 7:55 e le 8:15. Ripartiamo seguendo il percorso indicato da Sebastiano, vediamo quando arriviamo alla prossima fermata. Siamo qui per la signora Lilli. Volevamo sapere se avete visto il marito venire qui la mattina della scomparsa di Lilli. No, non ci ricordiamo di averlo visto. Anche perché stiamo parlando del periodo natalizio. Noi eravamo solari, cioè non ci siamo mai nascosti niente. Cioè, noi non abbiamo mai litigato, mai avuto questioni. Abbiamo sempre risolto le nostre cose. Parlando, chiacchierando. Si potrebbe definire una persona gelosa? Io? Sì. Gelosa perché magari frequentasse altra gente così? No, sì, degli amici, di qualcuno frequentato. Non ha mai dormito fuori, non ho mai notato cose. Cioè, non avevamo punti nascosti o cose da. Cioè, roba gelosia è no, una cosa. Che non conosco. Allora, cioè, su qualcosa che non se ne sia andata Liliana lasciando lì i telefoni, i suoi famosi guanti da cui non si separava mai. Il marito, vedendo questa telefonata da un numero che non conosce, chiama. Vabbè. Ma io ho letto che lei aveva notato appunto sui telefoni di Liliana un numero sconosciuto, una chiamata da un numero sconosciuto. E è riuscito a capire allora, chi era? Allora guarda, a un certo punto io ho chiamato questo numero qua e sto qua mi fa e gli dico guarda sono Sebastiano Vigintini, va bene? Ho detto cos'è? E mi fa ah ma sì ci conosciamo, sono un amico di Lili, fa che una volta si faceva sport assieme e siamo rimasti amici, no? E ho detto, perché mi fa, lei mi ha telefonato stamattina dicendomi che avrebbe ritardato e ho detto, ma scusa un attimo, com'è sta roba qua? Ha detto che il venerdì, ogni venerdì, lei andava a sistemarmi la casa. E ho detto, non sapevo niente. A chi, scusi? A questo signore. Ok. No? Ma perché lei non lo sapeva? Io non lo sapevo, neanche il fratello non lo sapeva. Io quella sera lì poi sono andato in polizia. Sì. E gli ho detto guardate che c'è questa roba qua. Ho fatto sta segnalazione. Sì, eravamo già a corrente. Guarda. Ci sono due bauli. No, questo qua si mettono le cose che non vengono recuperate. La polizia è venuta qua due volte a vedere. Quando è venuta?
La prima volta è dopo una settimana, hanno controllato tutto. Io ancora spero che non sia lei. E poi quello sconvolgente che hanno trovato questo corpo in questo contesto così. Cosa sia successo? Chi può avergli fatto del male? Ci sono troppe domande, capisci, che non riesco a trovare risposte. Cosa stringe fra le mani? Quei cuoricini che facevamo, sempre stato qua vicino a noi. Era il segno del nostro amore, della nostra vita. Sono cose troppo grandi per me. Per me è troppo, troppo doloroso, guarda. Aspetto di essere chiamato per eventualmente andare all'obitorio e aspettiamo gli esiti, le risposte che il magistrato darà. E poi se hai paura di essere incastrato, cioè di aver detto delle cose sbagliate, di non poter cioè di essere arrestato. È vero questo, perché io in questi giorni ho lottato, mi sono dato da fare, ho accettato, ho aperto la porta di casa mia a tutti. Forse avrò anche detto qualcosa, mi sarò anche confuso qualche volta, per carità, no? Sì. Contraddetto, ma sono peccati veniali indubbiamente, perché la mia verità, la mia innocenza è dentro il mio cuore, capisci? Mi sto riprendendo. Sì, sto molto meglio. Sei stato tu a uccidere Liliana? Assolutamente no, guarda, non avrei mai potuto fare una cosa di questo genere. Il mio amore per lei è sempre stato forte, profondo. E allora l'avete sentito? Le cause della morte decreterà definitivamente se si tratta di Lilli. C'è un campo dove ci sono le rose. Andavamo a fare le foto. Lilli era affascinata di questo. Alle 8:20 ho fatto il percorso piscina, superstrada, il tunnel fino all'uscita per Cattinara e sono andato lì da... Che lì dentro c'è un negozio di pescheria. Signore, è passato di qua, però la giornata giusta non me la ricordo, perché in quel periodo c'è tanta gente nel supermercato e non mi ricordo la data giusta. Seguendo fedelmente le descrizioni e le indicazioni fornite da Sebastiano, stiamo ripercorrendo tutto e siamo così usciti a Cattinara, passando dal tunnel che avete anche visto nelle immagini. E adesso siamo prossimi all'arrivare al centro commerciale dove c'è la pescheria di cui parla in questo momento. Eccoci arrivati, abbiamo percorso la distanza che ci separava dalla precedente pescheria, quella di Opicina, in 8 minuti e 19 secondi.
Sebastiano arriva quindi da Zazzerone tra le 8.03 e le 8.23. Attenzione a ciò che accadrà adesso, perché purtroppo collocherà Sebastiano in prossimità di Lilli proprio nel momento in cui Lilli transita davanti alle telecamere.